Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi, da parte del Signore Gesù, che tanto vi ama e vi stringe il suo cuore, e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Salite sul monte e manifesterò la mia gloria. Il profeta incoraggia il popolo, tornato dall'esilio, a ricostruire il Tempio. Salite sul monte e portate legname. Nel Tempio il Signore manifesterà la sua presenza, ricorderà le sue promesse e ci donerà il suo perdono. Ora, il Tempio della gloria del Padre siamo noi, la Chiesa, coloro che credono in Gesù. Con l'umiltà, l'amore fraterno, il sacrificio di noi stessi per amore suo, anche ciascuno di noi la edificherà. Signore Gesù Cristo, anche noi vogliamo salire con te sul monte della preghiera, dove potremo essere avvolti dalla tua gloria. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato dall'infermità spirituale e corporale, arricchita e abbellita di ogni bene e virtù, sia la tua anima. E per intercessione, beata, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buona, eterna, infinita, meravigliosa la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, quando entra l'amore della croce in un'anima, subito porta un senso di gioia che il mondo non conosce. Il mondo offre soltanto dei piaceri, ma dare gioia è riservato a me e ai miei amici. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà, fiate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio. Cari fratelli e sorelle, questa sera alle ore 20:30, in presenza al Cenacolo di Schio, e in diretta sul nostro canale con Don Umberto, reciteremo il Santo Rosario di guarigione e adoreremo Gesù Eucaristico. Pregheremo per i nostri fratelli ammalati e per tutte le vostre intenzioni. Vi aspettiamo questa sera, ore 20:30. Grazie, siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.